Amici, bentornati sul canale 9000 Giri e Lavorazioni. Oggi è una puntata un po' particolare per sfatare un po' il mito del bancorulli, per fare un po' il punto della situazione su quello che sono appunto i risultati che emergono appunto dal bancorulli e per fare un po' di chiarezza, perché spessissimo ci capitano dei clienti che hanno fatto magari mappature presso altri nostri colleghi, diciamoli così, con dei risultati che le prime volte li guardavamo non riusciamo a capire, poi alla fine abbiamo analizzato bene questi dati, quindi con dei risultati assolutamente fuorvianti. Infatti tante volte dicono: ma come facciamo, ci proponete di fare una mappa indipendentemente dal discorso economico? Qua stiamo parlando proprio da un punto di vista tecnico. Purtroppo ci sono alcuni, mettiamola così, non facciamo nomi ovviamente, che utilizzano questo sistema dei dati che emergono dalla prova al banco per dimostrare che la macchina del cliente ha guadagnato un numero di cavalli stratosferico. Poi nella prova vengono da noi, facciamo la stessa prova al banco, poi gli spieghiamo tecnicamente dove, cioè adesso ve lo spieghiamo, gli spieghiamo tecnicamente dove casca l'asino, e chiaramente questi incrementi mirabolanti poi si riducono a incrementi normali. Cioè su una Golf turbo diesel, Golf 7,5 turbo diesel, noi proponiamo 25-27 cavalli. Non può venire qua un cliente con 60 cavalli di incremento teorici, perché se fossero reali chiaramente quella macchina avrebbe dei grossi problemi meccanici, soprattutto la turbina durerebbe Natale Santo Stefano. Quindi ci abbiamo pensato un po' prima di fare questo video, perché effettivamente diciamo va tra virgolette a rompere le scatole a qualcuno, non facciamo nomi, però secondo noi è un giusto modo di approcciare il discorso. Cioè, riteniamo veramente sbagliato che qualcuno millanti dei risultati che poi alla fine non sono reali. Cioè, è molto meglio dichiarare le cose come sono che non andare a vendere la pelle dell'orso quando tu l'orso non l'hai neanche catturato. Quindi secondo me è proprio sbagliato come approccio. Entrando nel merito del discorso, che cos'è il banco prova? Il banco prova è uno strumento meccanico che misura la coppia e la potenza alla ruota. Cioè il banco prova, non entro nello specifico di come è fatto, come non fatto, il banco prova di ultimissime generazioni, quelli frenati, quello che vogliamo, misura la potenza alla ruota e attraverso dei fattori di correzione stima, infatti ho sottolineato qua, la coppia, la potenza all'albero motore. È qui che casca l'asino, perché quello che vi vengono a vendere sostanzialmente è la coppia e la potenza all'albero motore. Magari a volte non mettono neanche il doppio grafico potenza alla ruota, potenza alla ruota misurata e potenza all'albero motore stimata. Perché ovviamente se io vado a fare, entrando nel merito, questo fattore di correzione sostanzialmente in che cosa verte? Il grafico è fatto in questa maniera, curve di potenza e curve di coppia. Qua sotto c'è una curva che si chiama potenza dissipata e questa curva verde è quella sulla quale io posso intervenire per modificare i risultati delle due curve. Quindi diciamo che da un punto di vista pratico il banco mi misura la potenza dissipata, ovviamente inserendo determinati dati mi dà un certo risultato, mi misura la potenza alla ruota e mi misura la coppia motrice alla ruota. Poi attraverso un sistema di calcolo emergono la coppia motrice all'albero motore e la potenza del motore, la potenza dell'albero motore. Quindi queste due strisce qua, quella rosa e quella gialla, sono quelle che normalmente vi fanno vedere. Allora, io come faccio a introdurre questi fattori di correzione? I fattori di correzione sono molto semplici. Uno è il peso della vettura. A seconda di come vado a impostare il peso della vettura, più aumento il peso e più emergono dei cavalli, più l'incremento di cavalli è sensibile. Quindi attenzione al peso della vettura. Poi tutti i banchi sono tarati con tre indici che riguardano la pressione atmosferica, quindi l'indice di pressione atmosferica è a 990 millibar, una temperatura dell'aria impostata a 25 gradi di default, non è che, e un valore di umidità del 50%. Nel momento in cui io faccio una bancata, la facciamo oggi, e la temperatura dell'aria è a 45 gradi, automaticamente
il software che gestisce il banco e che dà il risultato del grafico va a fare una correzione in aggiunta e quindi sviluppa un numero di cavalli superiore per andare a fare questa correzione. Stesso dicasi sulla pressione atmosferica: se io ho un valore basso di pressione, chiaramente il banco va a correggere in alto. Se io ho un valore di umidità diverso, il banco va a correggere in alto. Quindi attenzione ad andare a leggere bene questi dati, perché vi danno un risultato fuorviante. Ma quello dove il cliente non si può accorgere è appunto il fattore di correzione su come viene impostata la potenza dissipata. Allora, chiunque ha un banco, nel computer c'è un tasto a destra e viene letta la potenza dissipata a seconda di parametri diversi. Quindi nel momento in cui io cambio determinati parametri, può essere, non so, un parametro si chiama 95CE o un parametro SAE o un parametro DIN, a seconda di come scelgo questi parametri cambia immediatamente la quantità di potenza dissipata che viene espressa in cavalli. Quindi abbiamo fatto un esempio empirico: se la potenza alla ruota, facciamo una rullata di una macchina che dà come potenza alla ruota 247 cavalli, normalmente una dissipata potrebbe essere nell'ordine dei 7, 8, 10 cavalli a seconda, appunto, per avere un dato omogeneo. Nel momento in cui io vado a cambiare, e il cliente non può accorgersi, il fattore di correzione, andando a scegliere al posto del 95CE un dato letto con i dati SAE o i dati DIN, e vado a variare una o più di queste variabili, automaticamente mi aumenta la dissipazione, la potenza dissipata. In questo caso ho messo 44 cavalli. Cosa succede? Quello che interessa al cliente è la potenza, questa curva qua rosellina, cioè la potenza all'albero motore, che viene stimata partendo dalla potenza alla ruota che è stata misurata correttamente, aggiungendo quello che è il valore di correzione, e vedete che immediatamente passiamo da 247 cavalli a 291 cavalli. Quindi adesso ho fatto un caso estremo. Diciamo, se viene variato in maniera esponenziale questo dato, automaticamente varia in maniera esponenziale il dato che emerge dal grafico, ma la macchina non ha 291 cavalli, avrà 247. Poi se uno dovesse fare una potenza dissipata con un fattore di correzione corretto, sarà 247 più 7-8 cavalli. Quindi ecco perché in alcuni casi ci arrivano dei clienti che vanno appunto in questi centri iperbolici dove fanno vedere delle potenze che non hanno senso di esistere. Quindi attenzione che il dato che voi dovete andare a leggere, dal quale non si discute, è la potenza alla ruota. Al limite vi fate fare le due curve, avrete senza la dissipata, avete le due curve, qua non l'ho messo, potete farvi fare la curva della potenza alla ruota prima della mappatura. Fate fare la mappatura, fate la seconda rullata dopo la mappatura e lì avete la differenza. Cioè, se la differenza appunto è su una, come dicevamo, di una Gol 7.5, una 1600, un 2000 TDI, diciamo, la differenza deve essere nell'ordine di 24-25 cavalli. Questo sempre senza fare mappature estreme, può arrivare a 28-30, ma non 40-50-60 cavalli, perché questi cavalli in più che non esistono sono dati da una correzione fittizia della potenza dissipata. Io spero di essere stato chiaro, spero di aver chiarito appunto e di essere stato d'aiuto a tanti nostri clienti, perché purtroppo è un malcostume, un uso veramente scorretto da parte di alcuni. Bisogna dire le cose come stanno, quindi attenzione, andate a controllare sempre la potenza alla ruota. Qualunque problema, qualunque cosa, chiamateci, se avete dei dubbi, vi diamo dei consigli, qualunque cosa, siamo qui. Mi chiamate 0273833175. Consultate il sito, andate a vedere l'archivio delle operazioni, andate a vedere gli incrementi di potenza che noi mettiamo per ogni macchina, e stranamente saranno sempre più bassi di quelli dichiarati dalla media di quelli che fanno questo lavoro, non perché siano degli incapaci, ma perché cerchiamo di mettere dei dati che siano più possibili reali. Poi possiamo anche sbagliarci noi, ma non sbagliamo del 40%, e questo è evidente. E soprattutto cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Alla prossima, grazie!